se fossi un po' più orizzontale. Uno dei due me li devi scegliere, facciamo questa qua. Questo è di qua. Raffaele e io condividevamo il desiderio di un uso non convenzionale del tessuto a parete. Screenshot nasce da un primo dialogo tra me, Caterina e Raffaele, e poi da un successivo dialogo tra me e gli artisti, e poi il dialogo di loro quattro su questo doppio binario, ossia il design e l'arte come elemento di costante ispirazione per tutto quello che sono le loro creazioni. Il progetto di collaborare con gli artisti ci è sembrato il modo più ricco di metterci a confronto con esperienze e visioni molto diverse. Martino, artista e designer, riesce a coniugare perfettamente l'artigianalità con il pensiero concettuale. Brigitte, artista fotografa, il suo modo di far fotografia non è digitale, è tradizionale, con uno sguardo acuto e imprevedibile. Siamo andati alla Rigarda per un weekend creativo per ispirarci un po' in alcuni posti della zona dove andavamo in macchina, non c'era campo. E da lì io ho incominciato a capire che ogni volta che io mettevo dentro nel ricercatore qualcosa di molto preciso, un quadro, un tempo storico legato all'arte, veniva fuori qualcosa di molto sintetico. Supponiamo della danza di Matisse, hai il pattern con gli arancioni, con i blu, con i verdi, con esattamente, esprime poi questa sintesi. Vedi un figurativo e un astratto. Una fotografia normalmente nasce da un click romantico, classico, prendi una macchina fotografica. Oggi con questi iPad tu riesci anche a fare una fotografia che noi chiamiamo screenshot, però in fondo tu fai una foto molto contemporanea. Abbiamo segnalato a Brigitte e Martino a quali artisti ci sentivamo particolarmente legati. Allora abbiamo detto proviamo a lavorare sugli artisti da Giotto fino a Yves Klein, passando per Picasso, Van Gogh e Matisse. Da lì viene fuori questa tendenza verso il blu e abbiamo detto forse è bello creare una storia contemporanea attraverso il blu che è stato utilizzato in diversi sensi. C'è tutto questo percorso dei blu sul tessuto. Anche per noi è una ricchezza inedita. Andando poi avanti, abbiamo capito che la trasposizione esatta di una immagine era il tabula rasa, stampa perfetta, colori perfetti. Usare questo tessuto, che per noi è un'icona, fa parte dei nostri tessuti classici, la sintesi della nostra capacità di fare tessuti. Abbiamo cercato anche di trovare un supporto che poteva essere sia singolo sia plurale. Abbiamo fatto diverse prove con questi cornici che si incastrano uno con l'altro, potevano essere rotanti, doveva dare anche un contrasto. Per questo progetto la stampa digitale era l'ideale perché ci ha consentito di avere una grande varietà di colori e di stampare anche superfici molto grandi.
c'è anche un valore di percorso, screenshot è l'espressione della memoria digitale, ci sembrava il percorso più giusto. Questi cinque artisti possono essere combinati insieme, possono anche vivere singolarmente uno o lo stesso artista replicato diverse volte, capovolto. Anche un po' usciti dalla parete, per cui c'è questo pannello singolo con questi due box. Era importante un intervento d'uso, una partecipazione assecondando, diciamo, i propri gusti, i propri desideri. Abbiamo fatto un oggetto per la parete e siamo andate da una cosa che è così effimera, cioè che non esiste, a qualcosa di materiale. Screenshot è l'esito di uno straordinario viaggio all'interno della storia del colore.